c'è male per un vecchio, no? Una volta ero famoso come cantante. Sì, canto perché la guerra è finita. Accidenti, se la notizia è vera, tutti dovranno celebrare questa vittoria. Ah, sì. In casa, questa dei Menon? Sì, sì, avevo promesso a Amos che ve l'avrei fatta vedere. Mica tutti possono vedere la casa dei Menon, così da vicino. Non fanno entrare nessuno. Sono qui da quasi 200 anni e ne han fatti di soldi. Ezra ne ha fatti un mucchio. E prima di lui suo padre ne aveva ereditati. E molti altri ne guadagnò con le navi. Fu lui a fondare una delle prime linee regolari del Pacifico. Ezra è il generale. Ah, sì. Ed è il miglior soldato di tutto l'esercito di Grant. E che tipo è veramente? Che tipo è? È un tipo in gamba, Ezra. E la gente lo trova freddo e superbo perché non rivolge facilmente la parola a nessuno. Ma è il modo di fare dei Menon, quello. Da quasi 200 anni ormai sono i gran signori del posto e ci tengono a che la gente se lo ricordi. Come mai è andato in guerra, ricco com'è? Ezra era stato militare prima della guerra. Suo padre l'aveva mandato a West Point. Poi andò alla guerra contro il Messico e tornò col grado di maggiore. Suo padre morì quell'anno e allora Ezra lasciò l'esercito per mettersi a dirigere l'azienda. E non si fermò lì. Studiò legge e fu eletto giudice. Si buttò nella politica e fu eletto sindaco. Era sindaco quando scoppiò la guerra, ma diede subito le dimissioni e rientrò nell'esercito. E adesso è arrivato generale. Ah, sì, sì. Sì, è un tipo in gamba, Ezra. Altro che. Sì, è l'orgoglio della città, Ezra. Della moglie non si può dire altrettanto, eh. È odiata da tutti. Non appartiene alla razza dei Menon, lei. È mezza francese e mezzo olandese. Ha un'aria così strana. Suo padre fa il medico a New York. Ma non deve essere un granché, visto che lei non ha portato neanche un centesimo di dote. Ma smettetela. Sed stravede quando si parla dei suoi dannati Menon. Ma non c'era bisogno di dir mai di Christine. In fondo neanche lui l'ha mai digerita. Sta uscendo qualcuno. Meglio se non ci vedono. Eccola. È proprio lei. È Christine. Accidenti, com'è bella. Un'aria segreta, qualcosa di indefinito, come se portasse una maschera. È l'aria dei Menon. Tutti ce l'hanno, perfino le loro mogli l'acquistano. Perfino Seth l'ha presa, non l'avete notato? A forza di stare con loro tutta la vita, c'è gente che non vuole che gli altri caccino il naso nei loro segreti. Quali segreti? Anche i Menon hanno i loro scheletri dentro gli armadi, come gli altri. Forse peggio. Racconta, Minnie, di David. Il fratello del vecchio Eb Menon. Dovette sposare quella bambinaia franco-olandese che aveva messa nei guai. Ma è successo tanto tempo fa. Ero ancora un ragazzo. Ma ti racconterò poi. Adesso torno a Seth. Allora, vi farò vedere il frutteto, poi andremo nella mia serra. Andiamo. Ecco la vigna. Voi andate nel frutteto, che io vi raggiungerò là. Buone notizie per te, Vinia. Quel tale del telegrafo dice che il generale Lee si è arreso. Sul serio, questa volta. La guerra è finita. E adesso puoi star sicura che tuo padre fra poco
e a casa. Era ora. Sì. Dove te ne sei andata l'altra notte e tutto ieri, Vinio? Da Enzo Lepita. Ah. Ho incontrato Peter ieri e mi ha domandato dove eri. Sono stata a New York set. Me l'ero immaginato. E a proposito di quello che ti preoccupa, vorrei metterti in guardia. Non c'è niente che mi preoccupi. Mettermi in guardia? Di che? Quel capitano Brent. Ebbene? Bene. Si tratta di qualcosa che credo di avere notato solo io. Perché... guarda, ci sono Peter e Ethel. Proprio adesso. Non ho voglia di vedere nessuno. Entra allora. Li manderò via. Aspetta. Lasciali venire. Ti aspetto qui, torna più tardi, Seth. Ciao, Heather. Ciao, Peter. Seth. Ciao. Salve. Come state? Ciao, Mia. Ciao, ma sono secoli che non ci vediamo. Ciao, Peter. Ciao, Vinia. Perché non vi sedete? Peter può trattenersi se ti fa piacere, ma io sono venuta solo per sentire se avevi notizie di Orin. No, dall'ultima lettera che ti ho fatto leggere. Ma quella è di tanto tempo fa. Sono mesi che non ricevo più una sua riga. Che Orin non scriva non vuol dire proprio niente. E non è mai stato il suo forte. Non pensi che possa essere stato ferito? Non dire sciocchezze, Ethel. Orin avrebbe già dovuto essere tornato da un pezzo. Avrei già sentito la buona notizia, Vinia. Peter non dovrà più andare a fronte. E Orin tornerà. Io non penso più che a questo. Beh, adesso io scappo da Emily. Ciao, Vinia. Ciao, Ethel. Vieni a trovarci. E sì, carina con Peter. Sta morendo dalla voglia di chiederti una cosa. Che stupida. Ethel si agita perché... perché Orin non le scrive. Tu credi che lui la ami davvero? Non so niente dell'amore io. Odio l'amore. Allora non dirò quello che volevo chiederti. Sarà quello che mi chiedesti un anno fa, quando venisti in licenza. Mi dicesti di aspettare la fine della guerra. La guerra è finita. Allora? Non posso sposare nessuno, Peter. Papà ha bisogno di me. Ma c'è tua madre. Appunto per questo. Mi dispiace, Peter. Io vorrei almeno mantenere la speranza che... che tu possa cambiare idea. Sei innamorato di qualcuno? Non dire stupidaggini. E quel misterioso capitano di marina che viene qui, la gente dice che ti fa la corte. Sarebbe meglio si occupassero dei fatti loro. Non ti importa di lui? Non lo posso vedere. Io temevo che... immaginavo invece, sai, è un tipo così romantico. Ha l'aspetto di un musicista, di un poeta, non di un capitano di mare. Io l'ho visto uscire dal tuo cancello. Credo che sia stata l'ultima volta che è venuto qui. Sai, è curioso. Mi ha ricordato qualcuno. Ma non so chi.
Non è di qui, è dell'Ovest. Il nonno Emme l'ha conosciuto casualmente a New York e la mamma l'ha conosciuto a casa del nonno. E che tipo è? Ha girato tutto il mondo a sentire lui. E ha vissuto anche per qualche tempo in un'isola dei mari del sud. Molto romantico, no? Ma non voglio più parlare di lui. Nemmeno io. Ho cose più interessanti a cui pensare. Ah, Lavinia. Sei qui finalmente. Buonasera, Pete. Non ti avevo vista. Buonasera, signora Menon. Sono venuto per un saluto a Lavinia. Stavo scappando. Allora ciao, Pete. Signora Menon? Non si può dire che tu sia molto gentile col tuo unico adoratore. Senti, ieri sera quando sono tornata da New York eri già andata a letto. Ero andata a letto. Perché ti chiudi dentro a chiave? Sono sicura che lo fai per evitarmi. Annie mi ha detto che avevi mal di testa, è vero? Avevi proprio mal di testa? No, volevo star sola per riflettere. Su cosa? Se è lecito. Chi era quella gente che ho visto girare qui attorno un momento fa? Amici di Seth. Sapete che non voglio avere estranei dentro. Dovete avvertirmi altrimenti. Non era possibile, eri andata a New York per trovare il nonno. Come sta? È stato malato molte volte quest'anno. Sta meglio adesso. Li ho colti nella serra. Questa nostra tomba ha bisogno d'essere rallegrata continuamente, no? Questa casa mi dà sempre più l'impressione del sepolcro imbiancato della Bibbia. Grigio squallore puritano. Solo il vecchio Abe Menon poteva costruire un simile orrore. Un tempio del suo odio. Oh, scusami, Linia, so che a te invece piace. Forse si accorda col tuo temperamento. Vado a metterli nell'acqua. A proposito, mi è capitato di imbattermi nel capitano Brent a New York. E mi ha chiesto se poteva passare a trovarti. Gli ho detto di sì, ho fatto male. Allora è per questo che hai raccolto i fiori, perché viene Brent. Lo vedi? Eccolo, il tuo vecchio Seth che ci spia. Che casa. Vado a riposarmi. Rimani, mamma. Ho bisogno di parlarti. Adesso? È meglio stasera, dopo che se ne sarà andato il capitano, se vuoi. Di chi vuoi parlarmi? Lo saprai. Ah, Seth. Non ti sembra che questo Brent ricordi qualcuno? Fin dal primo momento che l'ho visto, non sono mai riuscita a capire chi. Tuo padre. Papà? È così. Pure sì, c'è qualche cosa nel suo portamento. E non soltanto a tuo padre. Somiglia a Orin. A tutti i Menon che ho conosciuto. I Menon. Mi ricorda specialmente David, il fratello di tuo nonno. Ma che ne sai tu di David Menon, Vinia? Nessuno ha più potuto nominarlo dal giorno in cui andò via. Ma qualche chiacchiera l'avrai sentita, no? Anche se la cosa successe prima che tu nascessi. Ricordo che si innamorò della governante e che dovette sposarla perché stava per avere un bambino. Fu allora che il nonno li scacciò di casa tutti e due. Fece battere la casa e sulle sue rovine fece costruire questa. Ecco tutto quello che so.
Si sposarono e partirono. Corse voce che fossero andati nell'ovest. Nessuno ne seppe più nulla. Solo una volta tuo nonno si lasciò sfuggire con me che lei aveva avuto un bambino. Pensava a quel bambino, Vinia. Quanti anni ha, Bren? 36, credo. Il conto tornerebbe. E un'altra cosa curiosa. Il nome. Sai come si chiamava la governante? Marie Branton si chiamava. Capisci? Branton. Brent. Sarebbe fin troppo fiero di portare il nome dei Mennon, Seth. Non venendo qui, tuo padre potrebbe riconoscerlo. No, no. Non può essere. Sarebbe orribile, sarebbe. Anche le cose orribili arrivano a passo marziale. E qualche volta anche a passo di danza. È proprio lui che viene, quel Brent. Anche nel modo di camminare ricorda David Mennon. Se non sapessi che è lui, direi che è il fantasma di David che ritorna a casa. Lo so, mi ha detto di aspettarvi qui fino al suo ritorno. Spero non torni presto. Non sono più riuscito a rimanere solo con voi da quella sera, quando andammo a passeggiare sulla spiaggia. Ricordate? Che cosa ne dite della resa del generale Lee, capitano Brent? Oramai il ritorno di mio padre non può tardare. Vostra madre mi ha detto quanto siate legata a vostro padre. Me ne ha parlato lei? Amo mio padre più di chiunque al mondo. Non c'è cosa che non farei pur di evitargli un dolore. Volete più bene a lui che a vostra madre? Sì. Eppure somigliate tanto a vostra madre. Il vostro viso, per esempio, ha la sua stessa espressione. E i capelli. Solo un'altra donna li aveva così. Mia madre. Sì, sì, aveva capelli bellissimi. Proprio come vostra madre. Eppure non somiglio affatto a mia madre. Tutti dicono che ho preso da mio padre, ed è vero. Non vi sarete offesa. Per nulla al mondo vorrei che vi fossero malintesi tra noi. Io pensavo di piacervi dopo quella sera sulla spiaggia. Temo di avere chiacchierato troppo quella sera. E io? Non ho fatto altro che parlarvi della mia passione per i velieri. Gli alti e bianchi velieri. Dicevate che erano come pallide e belle donne. E che amavate quelle navi
Come non avete mai amato una donna. Ma allora è per questo che ce l'avete con me? Gelosa delle navi. Non solo delle navi. Ricordo la vostra ammirazione per le indigene nude delle isole del sud dove naufragaste. Dicevate che essi avevano scoperto il segreto della felicità poiché ignoravano che l'amore può essere peccato. Ricordate anche questo. Beh, la... Si possono dimenticare tutti gli sporchi sogni di avidità e di potenza che ossessionano gli uomini. Adesso, quando io ripenso alle isole, penso sempre a voi. A quella sera, quando mi camminavate accanto con la luna negli occhi. Non mi toccate, non osate, ipocrita. Ma sarebbe sciocco aspettarsi altro dal figlio di una serva. Cosa? Cosa? Attenta a quello che dite. Nessun me non può permettersi di insultarla finché io... Dunque è vero. Siete suo figlio. E ne sono fiero. Da dove viene questo sdegno improvviso? Fino a poco tempo fa eravate contenta di passeggiare col figlio della serva, di farvi baciare. Non è vero. Io non sapevo ancora la verità, allora... Non sapete ancora tutto. Non voglio sapere niente. Siete vile come tutti i Menon quando devono guardare in faccia la verità. Non vi hanno mai detto che vostro nonno, Eb Menon, era anche lui innamorato di mia madre come suo fratello? Non è vero. E che fu per gelosia e per vendetta che defraudò mio padre della sua parte di eredità? Non lo defraudò, rilevò la sua parte. Lo costrinse a vendergliela per un decimo del suo valore. Sapeva che mio padre e mia madre morivano di fame. E quel denaro non durò a lungo. Mio padre si diede al bere. Voleva degradarsi, isolarsi, evitare la gente. Cominciò persino a vergognarsi di mia madre. E di me. Perché mi dite queste cose? Che io non voglio sapere. Capirete dove voglio arrivare. Una sera uscì di casa. E il mattino dopo lo trovarono impiccato in un granaio. Nessun me non si sarebbe ah, mai... Ah, no, sono tutti perfetti gentiluomini, secondo voi. E allora state a sentire che vi racconterò qualcosa sul conto di un altro Menon. Mia madre si mise a fare la cucitrice per vivere. E soltanto così riuscì a mandarmi a scuola. Era molto severa. Sperava di fare di me un gentiluomo. Ma a 17 anni fuggì per imbarcarmi. E non ricordai più di avere una madre. Di lei presi soltanto una parte del mio cognome. Brent. Era un nome corto, facile, a Bordeaux. Non pensai più a lei fino a 2 anni fa quando tornai dall'Oriente. La trovai che moriva. Di malattia. Di fame. E scoprì che quando aveva dovuto mettersi a letto, ormai finita, senza sapere dove trovarmi, rinunciando all'ultimo barlume di orgoglio, aveva scritto a vostro padre per chiedergli un prestito. Non ricevette mai risposta. E io arrivai troppo tardi per soccorrerla. Morì tra le mie braccia. Lui avrebbe potuto salvarla. E invece la lasciò morire, deliberatamente. Assassino. Ha mandato alla forca tanti innocenti quando era giudice. Osate dire questo di mio padre? Ma se fosse qui... Magari fosse qui. Ho giurato di vendicare su di lui la morte di mia madre. Lo state già facendo.
nel modo più vile e più basso, degno del figlio di una serva. Basta! Non osate più ripeterlo. Lei è soltanto il mezzo di vendicarvi di mio padre. Lei? Non so di chi parlate. Lo saprete presto. Tutti e due. E adesso vado a parlarle. Se avete qualche riguardo per lei, non muovetevi di qui. Non costringetemi a scrivere a mio padre. La notizia deve averti proprio dato alla testa. Sapevi che riposavo. Ti avevo detto che dovevo parlarti. Bene. Comincia pure. Non sono andata da Ezel e Peter mentre tu eri via. E dove sei andata allora? A New York. Quella sera io mi sono appostata davanti alla casa del nonno e ti ho seguita. Ho visto che ti sei incontrata con Brent. E con questo? Te l'avevo detto io stessa che l'avevo incontrato casualmente dal nonno. Sei andata a casa sua, di Brent. Ho parlato con la portinaia. Mi ha detto che ci sei già state altre volte, spesso. L'anno scorso. Era la prima volta in vita mia. Perché mi doveva parlare proprio di te. Voleva che l'aiutassi ad avvicinare tuo padre. Come? Come puoi mentire fino a questo punto? Come puoi essere così finile da servirti di me? Per nascondere il tuo adulterio. Vinia! Il tuo adulterio! Sono venuta di sopra. Ho sentito che gli dicevi ti amo, Adam. E lo baciavi. Sei vile. Vile e spudorato, te lo dico. Anche se sei mia madre. Sei vile e spudorato, spudorato. Spudorato. Sapevo. Spudorato. Sapevo che mi odiavi, Vinia. Ma non fino a questo punto. E va bene. Amo Adam Brent. Cosa conti di fare? Come puoi dire una cosa simile? Senza un'ombra di vergogna. Senza un pensiero per mio padre che si fida di te. Come hai potuto? Fagli questo, mamma. Capiresti se tu fossi la moglie di un uomo che odi. Non dire una cosa simile. Non voglio sentire. Devi ascoltare, invece. Ti parlo da donna a donna adesso.
non da madre a figlia. Tanto questo rapporto non ha alcun senso tra noi. Mi hai chiamata vile e spudorata. Ebbene, sappi che mi sono sentita così per più di 20 anni, dando il mio corpo a un uomo. Smetti di dire queste cose! Dunque, tu l'hai sempre odiato, papà. No. Lo amavo, forse. Una volta, prima di sposarlo. È il matrimonio che mi ha dato disgusto di lui. E così io sono nata dal tuo disgusto. L'ho sempre pensata. Fin da piccola, quando ti venivo incontro, piena d'amore, tu mi respingevi. Ti odio, mamma. Ti odio. Ed è più che giusto che io ti odi. Ma ho sempre cercato di volerti bene. Mi dicevo che era disumano non amare la creatura nata dalla mia carne. Però non sono mai riuscita a liberarmi dalla sensazione che tu fossi nata soltanto dalla sua carne. E Orin, lo amavi. Perché non hai odiato anche lui, mamma? Perché quando lo concepì, ero riuscita a rassegnarmi. Per sopravvivere. Per quasi tutto il tempo che fui incinta di Orin, tuo padre era nel Messico. Non lo vedevo, l'avevo dimenticato. E quando Orin nacque, mi parve che fosse soltanto figlio mio. Per questo l'ho amato. L'ho amato finché non si è lasciato suggestionare da te e da tuo padre ad andare in guerra senza ascoltare le mie preghiere di non lasciarmi sola. È un Mennon. Doveva andare. Se ne sarebbe pentito per tutto il resto della sua vita. Spero ti renderai conto che non mi sarei mai innamorata di Adam se Orin fosse rimasto con me. Partito lui non mi è rimasto più nulla. Soltanto odio e desiderio di vendetta. E un gran bisogno di amore. Conobbi Adam. Sentì che mi amava. Non è vero. Non ama te. Tu rappresenti soltanto la sua vendetta contro papà. Lo sai chi è Adam Brent? È il figlio di quella serva che il nonno scacciò. Me lo disse lui stesso. Insieme al suo amore. Cosa intendi fare? Immagino che ti affretterai a dir tutto a tuo padre appena sarà tornato. No. Se non mi obbligherai a farlo. Come vorrei vederti punita. Ma papà, non è stato bene in questi ultimi anni. Non voglio dargli questo. Il mio primo dovere è di proteggerlo da te. Non glielo dirò purché tu rinunci a Brett e non lo riveda mai più. No, non è certo questa la vera ragione per cui mi risparmio. È soltanto questa, mamma. No. Tu volevi Adam Brent. E adesso che sai di non poterlo avere, sei decisa, se non altro, a toglierlo a me. No, basta. Non voglio più ascoltare le tue menzogne e le tue scuse. Devi dirmi subito se farai quello che io ti ho chiesto, mamma. Supponi che io rifiuti. Supponi che me ne vada apertamente con Adam.
cosa ne sarebbe di te, di tuo padre, del nome della famiglia dopo un simile scandalo? E a me cosa me ne importerebbe del disonore? Avrei se non altro l'uomo che amo. Non per molto tempo, mamma. Con l'influenza che ha, papà ti farebbe perdere l'onore e farebbe perdere il comando della sua nave a Brent. Papà non ti concederebbe mai il divorzio. Non potreste mai sposarvi. Saresti un cappio attorno al collo di Ada. E non dimenticare, mamma, che sei più vecchia di lui. Miserabile. Piccola miserabile. Se fossi in te, mi asterei dalle ingiurie. Sai bene quello che ti meriti tu? Sono una sciocca a perdere la mia calma. Mi provochi malvagiamente. Volevi una risposta? Eccola. Prometto di non rivedere Adam da stasera. Soddisfatta? Rinuncia a lui molto facilmente. Pensavi che ti avrei dato la soddisfazione di vedermi soffrire? No, Vinia, non te la darò mai. Brent sta aspettando qui fuori. Vado a chiamarlo. Procura di sbarazzartene subito. Quando torno, non voglio ci sia più. Seguita a New York e ho scoperto chi sei. Il generale Mennon, eh? Il giudice Mennon, a quel tempo. Non dimenticare che una volta era giudice. Lui non lo dimentica mai. Ricordo la sera quando ti fui presentato. Quando sentì il tuo nome per la prima volta. La signora Mennon. Quanto ti odiai in quel momento. Gliela porterò via, pensai. E questa sarà una parte della mia vendetta. Il mio amore nacque da quell'odio. E adesso lascerai che lui mi tolga a te, Adam. Giurami che non lo permetterai a nessun costo. Lo giuro. Non dimenticare questo giuramento. No, no, no. Ora c'è solo una cosa da fare. Quando tornerà, io lo aspetterò qui. Non darò a Vinia la soddisfazione di dirglielo. Gli dirò tutto io stesso. E se cerca di opporsi? Cosa faresti? Lo ammazzo. E saresti impiccato per assassinio? Cosa ne sarebbe di meno? Ma c'è un modo per realizzare il tuo sogno. E il mio. Ti avevo detto che nelle sue lettere si lamentava di avere disturbi al cuore. Dove vuoi arrivare, Christine? Se ora morisse improvvisamente, tutti penserebbero a un attacco cardiaco. Ho letto un libro di medicina di mio padre. Poi,
Mi è capitata tra le mani questa, qualche settimana fa, come se il destino me l'avesse messo dinanzi. Il veleno. Credi di dimostrarti più coraggioso abbandonandomi a lui e lasciandolo portare via la tua nave? No. No, no. Faremo come vuoi tu. Ora sei di nuovo l'uomo che io amo. Annunciano il suo ritorno. Ricordati della notte di tua madre. Ricorda il tuo sogno di avere una nave tua. E soprattutto ricordati che avrai me. E adesso va, presto. Ora non potrai più lasciarmi, Adam. Né per la tua nave, né per il mare, né per le ragazze nude delle isole. Beate. Lavinia, gli ho detto addio per sempre. Non ha lasciato tracce. La sofferenza. Te l'avevo detto che non ti avrei dato motivo di gioirne. Quando arriverà tuo padre? Forse stasera. O domani, dopodomani, non so. Anche stasera? Allora è lui l'amante che stai aspettando al chiaro di luna? Il treno della sera è già arrivato. Sta arrivando qualcuno. Sono io. Papà! Mia, credevo d'averti insegnato che non si deve mai piangere. Scusami, papà, ma sono tanto felice. Piangere è un modo curioso per esprimere la felicità, ma apprezzo il tuo sentimento. Sei proprio tu, Ezra. Avevamo perso la speranza di vederti stasera. Il treno era in ritardo, le ferrovie sono gremite. Lieto di rivederti, Christine. In certo modo sei cambiata, sei più bella che mai. Un marito che fa i complimenti. Come sei diventato galante, Ezra. Ma tu sarai molto stanco. Perché non siedi un po' qui sui gradini? La luna è così bella. No, fa troppo umido qui fuori. Vieni con me, papà. No, Lavinia, preferisco restare un po' qui fuori. Siedi anche tu. Ho avuto una licenza di pochi giorni. Dovrò tornare per la smobilitazione della mia brigata. Presto sarà firmata la pace. E allora... E Orin dov'è? Non sei riuscito a far avere una licenza anche a lui? Ve l'avevo taciuto. Orin è stato ferito. Orin è morto, vero? Orin. È inutile darci notizie. Non può essere. A poco a poco. È vero, papà? Certo che non è vero. E tua madre mi vorrà permettere di finire. Il tuo bambino non è più un bambino adesso. Ne ho fatto un uomo. Ha compiuto uno degli atti più valorosi che io abbia visto in questa guerra. È stato ferito alla testa, una pallottola di striscio. Per lo shock gli scoppiò una violenta febbre cerebrale, ma adesso sta bene.
Quando potrà tornare a casa? Presto. Il dottore ha consigliato di lasciarlo in riposo ancora per qualche giorno. È stato fuori conoscenza per un certo tempo. Gli sembrava che tu, Christine, gli fossi vicino. E non faceva che parlare alla mamma. Povero Ori. Non voglio però che lo si tratti come un bambino quando sarà a casa. Non ti preoccupare. Come stai con i tuoi disturbi di cuore, papà? Sento soltanto un dolore, una specie di trafittura, qui. E quando mi prende sono come paralizzato. Ma poi il dottore mi dice di evitare preoccupazioni, sforzi eccessivi, agitazioni. Adesso però che la guerra è finita, sarò sereno. Comunque non hai un buon aspetto, Ezra. Forse dipende anche dalla stanchezza. Va a riposare, Ezra. Sì, voglio andarci. Presto. No, no, non ancora. Per piacere, papà, sei appena arrivato. Poi dobbiamo raccontarci tante cose. E dobbiamo parlarti del capitano Brett. Vero, mamma? Vinia mi ha scritto. Chi è? Non l'avevo mai sentito nominare prima. Cosa veniva a fare qui? Faresti meglio a domandarlo a Vinia. È Vinia che fa con lui lunghe passeggiate al chiar di luna. Di questo però non mi avevi fatto parola nella tua lettera, signorina. E una sola volta io, papà. Credo però che preferisca la mamma. E allora era imprudente permettergli di venire qui. Imprudente? Era addirittura... Preferirei rimandare questo sciocco discorso quando... Vuoi per favore lasciarci? No! Finitela di litigare voi due. Speravo l'aveste smessa con queste sciocchezze. Va bene. Perché non vai a letto, Vinia? È ora. Sì. Sono così felice che tu sia tornato, papà. Tu sei l'unico uomo che io ami. Rimarrò sempre con te. Siediti, Ezra. Ti stancherai anche di più in piedi. Sei certo di non avere niente contro di me per quella storia? Ma sì, basta, basta. Christine, sono profondamente pentito di essere stato ingiusto. Quanto ho desiderato ritornare da te, Christine. Sei così bella. Sei più bella che mai. È strano, è come se non ti conoscessi, sei più giovane. Mi sento come un vecchio vicino a te. Soltanto i tuoi capelli sono gli stessi. I tuoi strani, bellissimi capelli che ho sempre. Scusami, Ezra, non volevo io... Sono così nervosa stasera. E stanca, Ezra. Ero un po' geloso, a dirti la verità. Perché mi guardi così? Così come? Cosa ne sai? Se hai gli occhi chiusi. Non tenere gli occhi chiusi a quel modo. Non stare così immobile. Voglio parlarti, Christine. Devo spiegarti certe cose che ho dentro. A mia moglie.
almeno tentarlo. Chiudi di nuovo gli occhi. Mi è sempre stato così difficile parlare dei miei sentimenti. Non ci riesco mai quando mi guardi. Almeno da quando ci siamo sposati. Prima non era così. Da fidanzati, no. Non parlare, Ezra. È stata la vista continua della morte in questa guerra che mi ha fatto pensare a queste cose. Curioso, no? La morte mi faceva pensare alla vita, all'amore. E prima invece la vita mi aveva fatto pensare solo alla morte. Perché parli della morte adesso? È sempre stato nel temperamento dei Mennon. Andavano al tempio il sabato e meditavano sulla morte. L'essere nati significava cominciare a morire. La morte era nel nascere. Che cosa c'entro io in questo discorso sulla morte? Richiudi gli occhi. Ascoltami e lo saprai. Ho pensato alla mia vita in queste mie notti insonni e alla tua vita. E l'unica cosa chiara era che c'è sempre stata una specie di barriera fra noi, un muro che ci divideva l'uno dall'altra. Cercavo di sforzarmi per capire e scoprire esattamente che cosa fosse questo muro, ma non vi sono riuscito. Mi capisci? No. Ma sai che è vero, non mentire, Christine. Mi viene in mente la guerra col Messico. Vedevo benissimo come desideravi che io ci andassi. Avevo la sensazione che tu mi odiassi. È così? No, io. Perché dici queste cose? Quando tornai, tu eri tutta presa dal bambino appena nato, Oren. Per te non contavo più nulla, lo vedevo benissimo. Feci di tutto per non odiare, Oren. Mi attaccai a Vini. Ha una figlia, non è una moglie. Poi decisi di dedicarmi il mio lavoro, di fare la mia strada e di lasciarti la tua vita, di non curarmene. Divenni giudice, poi sindaco, un ambizioso. Per questo la cittadinanza mi ritiene così abile, sa? Abile per che cosa? Non per ciò che desideravo di più nella vita, non per conquistare il tuo amore. No, abile soltanto nel non pensare a ciò che avevo perduto. Amavi prima che ci sposassimo. Questo non puoi negarlo. Non nego niente. E va bene. Sono venuto per confessarti tutto quello che ho dentro. Ti amo. Ti amavo allora. Ti ho amato per tutti questi anni. Ti amo ancora. Voglio farmi amare da te. Per l'amor di Dio, non dir nulla. Si è fatto tardi. Sì, le 11 passate. È ora di rientrare. Sei tu a dirmi di tacere. Per Dio, è ben curioso. No. Io intendevo dire che bisogno c'era di tante parole. Non c'è nessun muro tra di noi. Io ti amo.
Darei l'anima per crederti. Ho paura. Papà! Non ti ho dato la buonanotte, papà. Dio santo, ma cosa... Buonanotte, Vigna. Sì, papà. Buonanotte.